Buonasera Federico. Senti, io ho detto al mister, è la terza partita che mi ritrovo a dire la migliore Ternana della stagione e anche oggi rifaccio la stessa domanda e la stessa affermazione. Migliore Ternana della stagione, tu anche oggi con compiti difensivi a schermare Lodi, poi ti allargavi sulla destra e scalava tutto l'attacco, facevamo un bel 4-3-3. Mi sembra insomma che oggi la Ternana ha dominato per larghi tratti, Catania comunque è una squadra che non ha niente da invidiare sul piano della qualità, però insomma è una gran bella Ternana. Sì, no, siamo stati molto propositivi, siamo entrati con la mentalità giusta. Magari dopo il gol potevamo demoralizzarci, invece abbiamo continuato a giocare, a produrre giocate offensive, occasioni da gol e siamo soddisfatti, anche se alla fine comunque c'è stato un brivido per una partita quasi finita, rimessa in gioco. Allora, festival delle occasioni sprecate da ambedue le squadre, ma la Ternana lascia la quale di più, però ha fatto qualche errore di meno in difesa degli Etnei e quindi ha vinto la partita. Però è chiaro che la domanda che ti faccio non è questa: perché sei stato sostituito? All'allenatore non glielo ho chiesto per non farla arrabbiare, aveva fretta per prendere il treno. Problemi di infortunio non so quale, oppure invece scelta tecnica? No, sicuramente il mister mi avrà visto stanco, quindi mi ha tolto, ha adottato magari una difesa a 5 per difendere il risultato, mancava, mi ricordo, 20 minuti forse, quindi ecco, è stata una scelta tattica. Allora assolviamo. Certo. Senti, una domanda più generale, no? Noi sono tre partite che cominciamo a produrre un calcio anche bello, veloce, con delle trame di gioco molto belle, con questa ricerca delle palle scoperte, e anche il tuo movimento secondo me diventa importantissimo per andare a prendere il play avversario. Oggi però ho visto anche rotazione delle mezzali, Salzano che ha giocato prima a destra, poi a sinistra, cioè mi pare che concettualmente cominciate ad apprendere sempre più principi da parte del mister, quindi vi complica tra virgolette un po' la vita, oppure vi sta dando tutta una serie di nozioni che magari no, state digerendo nel corso delle settimane? No, noi studiamo l'avversario, il mister e lo staff studia l'avversario durante la settimana e comunque sotto il profilo della tattica, ecco, ci applichiamo tutti. E c'è da dire anche che comunque il Catania ti faceva tanto giocare rispetto magari a un Potenza che erano venuti qua tutti dietro la linea della palla e magari era più difficile trovare spazi. Oggi è stata una partita giocata a viso aperto, quindi sono venute fuori le qualità della squadra. Ma oggi poi siete stati molto veloci, avete fatto molto bene il pressing e quindi vedo una squadra che è più libera sia con i piedi che con la mente, questa è la mia impressione, è così oppure è una cosa che ho visto io? Sicuramente ecco, vincere, stare su ti porta entusiasmo, però questo entusiasmo dobbiamo farlo durare perché ecco, dobbiamo essere concentrati partita dopo partita perché non possiamo mollare, non mollare niente, quindi ecco, adesso siamo già con la testa a Bari e niente, dobbiamo prepararla bene in settimana. Poi tu sei un ex a Bari, eh? Eh sì, ce ne sono parecchi. Grazie Federico. Grazie a voi.